Ed eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio, sempre solo con il microfono e la cam accesi. Allora, oggi a Venezia, mentre aspettavo il vaporetto, ero vicino a un banchetto con delle persone, non tante a dire la verità, che davano volantini e genericamente protestavano, ok? Non ho ben capito di che partito fossero sti ragazzi, ok? Anche perché, a dirla tutta, essere sinceri, a fasi alterne protestano tutti i partiti. Diciamo che ho captato dei discorsi come dittatura, come regime, e vabbè, cioè, ripeto, e ci spiano. Mi ricordo questa cosa qua, quando ho sentito ci spiano, mi è un po' scoppiato da ridere, perché mi sono guardato un po' attorno e vedevo tutti, me compreso, perché io mi metto sempre in mezzo a queste cose, me compreso col telefono in mano. E ho cominciato a pensare che la più grande dittatura ce l'abbiamo in mano, ok? Ed è il telefono. Che dopo tutti lo diciamo, è una droga, è di qua e di là, però non riusciamo a farne a meno. E soprattutto sul discorso ci spiano, perché il telefono non ci spia per caso. Anche questo è un discorso che diamo per scontato, sì, prendono i nostri dati, ci spiano, eccetera, eccetera. Però continuiamo lo stesso a fare, anche se sappiamo di essere spiati, continuiamo lo stesso a dire, a fare quello che vogliamo. Vi faccio un esempio sul fatto che di Facebook, sul fatto che siamo spiati, che mi farà anche un po' ridere. Tempo fa ero con altri due miei amici e ce n'era uno che ci aveva parlato di un ragazzo che sistemava computer, ok? Che non, io e un mio amico non conoscevamo. Mi ricordo che il giorno dopo ero con questo mio amico che parlavamo e ci siamo detti: ti ricordi il nome per caso di quella persona che ci ha nominato l'altro ieri? Io faccio: il nome non me lo ricordo, ho detto, però guarda, solitamente quando apro, di solito quando succedono queste cose, apro Facebook e su persone che potresti conoscere mi dà il nome di quello di cui si parla. E così è stato. Ho aperto persone che potresti conoscere, le ho beccate, c'era sto tipo di cui parlavamo il giorno prima. Cioè, non siamo spiati con questa cosa. E si sa. Il problema, sapete qual è? Anche su WhatsApp. Mi è capitato più di una volta che magari parlavamo, cioè dovrebbero essere criptate le conversazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Mi è capitato più di una volta che parlavamo di un determinato centro commerciale, ok? E dopo mi arrivava la sponsorizzata di quel centro commerciale sempre su Facebook, WhatsApp e gruppo Facebook. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che anche le nostre conversazioni che dovrebbero restare tra di noi, che dovrebbero essere segrete, da qualche parte arrivano. Da qualche parte qualcuno c'ha la chiave d'accesso delle nostre conversazioni. Adesso mi direte, bella scoperta che hai fatto, bravo, cioè, tu sì che sei intelligente. Sì, però nonostante questa cosa qua, tutti dicano, continuiamo a far cose, a scrivere quello che vogliamo. Ben sapendo che se mai un giorno dovessero venire fuori magari le conversazioni che abbiamo in certi gruppi, cioè, sarebbe guerra, guerra totale in tutto il mondo, ok? Quindi, questo che dico, per rispondere a un altro discorso che ho captato, che mondo lasceremo, perché penso fosse anche una cosa un po' ambientalista, che mondo lasceremo? Un mondo da sudditi della tecnologia, da sudditi che dipendiamo da un telefono, da un affare, per la stragrande maggioranza di persone. E io sono in questa stragrande maggioranza, che comunque sempre di più ci dirà cosa fare, ci dirà cosa pensare, ci dirà chi votare, ci dirà cosa mangiare, ci dirà dove andare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo è il mondo che lasceremo. Semplice, no? Se voi mi chiedete, fra 100 anni ci saremo ancora? Insomma, no. Ma non essere catastrofisti, cose del genere. Semplicemente, a differenza di sono passati 80 anni ormai, a differenza di 80 anni fa, basta un matto che ha una potenza di armi, cose del genere,
Basta che gli parti la porta l'embolo e boom, è guerra totale. Semplice. Le mie notti molto ottimiste, eh? Però è così se ci pensate, cioè non c'è da essere ottimisti. Non c'è neanche insomma da vedere un futuro a lungo termine. Vabbè, stanotte è andata così. Buonanotte.